I laboratori dell'ISIA Difensa dedicati a Carlo Zauli. Laboratori di ceramica, lavorazione di metalli, gesso, falegnameria, stampanti tridimensionali. Tante tecniche utilizzate dagli studenti nel corso degli anni di formazione. Un omaggio all'artista faentino a 20 anni dalla scomparsa, completato con l'installazione di un'opera nell'atrio monumentale di Palazzo Mazzolani, sede della scuola. La grande natura, realizzata da Zauli nel 1986. È una delle cose più emozionanti che mi siano capitate in questi 20 anni di apertura del museo. Credo che mio padre sarebbe stato veramente felice, si sarebbe emozionato anche lui come ci siamo emozionati noi, perché io ricordo perfettamente il coinvolgimento che aveva quando gli chiesero di fare il presidente dell'ISIA che sarebbe stato aperto a breve a Faenza. Ricordo tutto l'entusiasmo che lui aveva per questa istituzione e soprattutto sento quanto questa istituzione sia importante nella geografia del nostro territorio. Noi siamo proprio degli ultra dell'ISIA perché vediamo che tipo di competenze fornisca, che energia ci sia lì dentro. Quello è un serbatoio fondamentale per la nostra città e avere un pezzo di Zauli così importante, ricordiamoci che La grande natura fu un'opera presentata all'undicesima quadriennale di Roma in una sala dedicata interamente a Carlo Zauli, fu una delle sue più grandi soddisfazioni. Quell'opera oggi è lì proprio a testimoniare questo doppio legame che ci lega nel passato e nel presente, spero nel futuro, con questa bellissima istituzione faentina.